E torniamo ora a parlare di Grillo, del comizio che ha organizzato davanti alle acciaierie Lucchini, comizio durante il quale ha accusato soprattutto i sindacati, qui oggi celebriamo i loro funerali. Ha detto Grillo, toni accesi come sempre, parole dure soprattutto nei confronti del Partito Democratico, che ha definito la peste rossa. L'inviata Monica Giandotti. Ma non è questo. Qui stiamo veramente facendo il funerale a una mentalità tipica italiana, di una politica che si è disinteressata, e dei sindacati. Qui celebriamo la morte dei sindacati, cari signori. Qui se siamo in questa situazione è perché voi avete creduto in questa gente qua. Arriva Grillo puntuale alle 16 davanti ai cancelli della Lucchini e apre il suo comizio puntando il dito contro i sindacati e contro le amministrazioni locali, rei a suo dire di non aver saputo difendere i propri lavoratori. Io sono qua non per chiedervi il voto, continuate a votare il PD, qui siamo sempre in questo regno schifoso di questa peste rossa, questa è una peste rossa, allora abbiate il coraggio. Il lavoro si può anche perdere, dice Grillo, quello che non si può perdere è il reddito. Il leader del Movimento 5 Stelle torna così a parlare di reddito di cittadinanza e offre alla platea la formula di quello che lui considera e definisce il cambiamento epocale. E voi siete aggrappati a 1.300 euro per morire dentro un alto forno, ma cazzo! Ma basta! Allora se l'alto forno si chiude bisogna sostentare la vita delle famiglie, delle persone. Che non muoiono le persone, muoiono gli altiforni. Ad applaudirlo molti simpatizzanti, anche se non sono mancati attimi di concitazione, quando qualcuno dalla platea prova a issare un cartello che recita troppo comodo presentarsi ora che la Lucchini ha spento il suo altoforno. Una ragazza che c'era scritto troppo comodo farsi vedere a funerali. E gliel'hanno strappato quelli del Movimento 5 Stelle, io ero venuto a sentire, ma me ne vado a casa, perché se la democrazia è questa, me ne vado. Guardi, voglio fare una battuta, noi i soldi del reddito di cittadinanza le vorremmo investire nell'industria, le vorremmo investire nell'altoforno, le vorremmo investire nelle nuove tecnologie. Noi abbiamo bisogno di lavoro, non di sussistenza né di assistenza, punto, basta.